Io vedo che sono in ritardo, eh. Ci sono stasera. Mm-hmm. Buon lavoro. Buongiorno amici, buon lunedì. Oggi inizia tutta quanta la routine, quindi primo step accademia. You say take me home, I said no. Quanto è bello quando mi dicono sta cosa. Buongiorno. Tutto a posto? Yes. Buongiorno. È libero qua? Sì. Oh. Inizia ragazzi, ci vediamo. Ciao. Così. Ciao Chicca. Non avevo il pranzo, che sono presa un panino integrale con prosciutto crudo e mozzarella. Cioè, ci sei una pecora per fare sto giubbotto. Due mondo. Burlo. Fermati, cazzo, si affonna. Si affonna? Che si affonna? Ho paura. Mamma, se si blocca tutto. Che si blocca tutto. Però è bello, eh. Grazie. Su di te sta meglio nero, su di me sta meglio verde forse. Però pure fucsia non è male. Chiama amore. Chiamo amore cellulare. Yes. Ciao, tutto a posto? Sì. Sono in accademia. Sono uscita un attimo con gli amici per comprarmi delle cose che mi servivano. Questa sera penso che vado con loro ad una festa. Va bene. Penso per le 9 parto da casa. 9, 9 e mezza. Ok. Va bene, dai, aggiornami. Certo, sì. Tutto a posto a te? Al lavoro? Sì, tranquillo. Ok, va bene, buon lavoro. Devo mettere anche benzina che sono rimasta a secco proprio. Ciao, metti 50, grazie. Sì. Tieni? Sì, grazie. Grazie. Ah, è arrivato un pacco. Primo step, assolutamente doccia. Ho lasciato il telefono a caricare, mi sono fatta una lunghissima doccia, ho anche cenato e mi sono anche cambiata. Mi sono messa una camicetta larga carina che ho preso da Zara. I jeans li ho presi su Shein, sì, e queste scarpe... dove le ho prese? Ah, da Primark, sì, da Primark. Oggi in quel negozio oltre ai vestiti mi sono comprata anche un po' di anelli questi qua argentati, perché in teoria sono winter deep, quindi mi stanno bene i colori freddi, quindi ho deciso di prenderli argentati, bellissimi. Adesso mi aggiusto un pochino lo chignon, mi do una truccata e vado. Questi capelli sono lerci, raga, lo ammetto, fanno proprio schifo, è una settimana che non me li lavo, ma giuro che domani lo faccio. Intanto salviamoci con un po' di gel. Quando ho scoperto che lo chignon basso mi sta bene, vi giuro, è la mia acconciatura jolly che veramente mi salva la vita. Faccio un giro a 360 gradi, così poi vedo nel video se è uscita bene l'acconciatura. Ok, non male, però si vede qualche ferretto che mi urta il sistema nervoso, questa cosa. Ok, mi sembra a posto, non mi rigiro di nuovo perché poi se vedo qualcosa che non va ci passo la serata ad aggiustare questa acconciatura, quindi no. Fondotinta preferito del momento, Lancome, il Ted Idol Ultra Wear. Il correttore che sto amando, questo qua di MAC Cosmetics, che ha innanzitutto un pack bellissimo, ma è proprio bello in sé il correttore, si chiama Everywhere All Over Face Pen. Per non mangiarmi troppo prodotto, sfumo prima con il pennello e poi con la spugnetta. Prodotti per il contouring preferiti del momento, questi qua di Melissa Tani, questa palette si chiama Choose Me. Anche il pennello è sempre di Melissa Tani, veramente stra comodo per sfumare i prodotti. Sopracciglia come sempre con il Ticket Stick It di NYX Professional Makeup. Mascara assolutamente questo nuovo di Fenty Beauty. Io ho la follia questo mascara. Matita labbra Makeup Forever. E questa volta invece del gloss, il mio amatissimo gloss, utilizzerò un rossetto di MAC Cosmetics che è pazzesco. È Look at Kiss In nella colorazione Carnivore. I rossetti li uso tipo una volta ogni 3 mesi. Con il pennellino che è ancora sporco un po' di correttore vado a pulire bene i contorni. Ultimissimo tocco, diamo un po' di luce al mio makeup con l'illuminante di MAC Cosmetics qua all'interno degli occhi, sulla punta del naso, qua al centro. Sui zigomi giusto un tocco. Direi che con il make up ci siamo. Mi gusta tanto. Però mi gusta un po' meno il casino che ho creato qua.
Facciamo finta di non vedere. Spezzerò dopo. Avete sentito all'inizio video, i miei amici mi hanno detto come profumi, me lo dicono, ve lo giuro, sempre tutti quanti. Vi svelo un piccolo segreto. Dopo che vi siete fatti una doccia con un bagno schiuma bello profumato e due volte a settimana vi fate lo scrub, utilizzate, come vi ho detto più di qualche volta, questa crema per il corpo che è di Sol de Janeiro, è tipo alla vaniglia, miele, eccetera. Poi su tutto il corpo spruzzate questo profumo che è di... cioè in realtà è un'acqua profumata che è di... che cavolo si chiama? Victoria's Secret. E tocco finale, il mio profumo preferito del momento che ho finito. È di Kayali, è la vaniglia, è il numero 28. Faccio 3-4 spruzzi qua, 1-2 spruzzi qua, pam. Questo me l'ha regalato un'azienda, però mi ha regalato la mini size e io ovviamente, dato che mi sono letteralmente innamorata, mi sono comprata quella full size gigantesca. Facendo questa combo, raga, profumerete di vaniglia dalla mattina alla sera e i vostri vestiti, dopo che l'avete lavati, ancora fanno di vaniglia. Non ringraziatemi. Amici, questo è il look completo, devo dire che mi piace veramente tanto, comodo, semplice, carino, ho aggiunto anche quella collanina, beh, ho gli anelli che avete visto sicuramente prima, e niente, io vado. Comunque, dato che mi sto impegnando veramente tanto, cioè sono seria questa volta, andatemi a seguire anche su Instagram, perché sto facendo vlog giornaliere, ogni sera impazzisco per montare tutto quanto e pubblicarvi entro la mezzanotte, quindi se siete delle persone che apprezzano veramente gli sforzi che fanno i content creator, io li faccio veramente tanti, andatemi a seguire anche su Instagram, perché veramente non vi costa niente, andatemi, seguite e poi fate quello che dovete fare, ci vuole proprio un secondo. Vi siete visti tipo 10 minuti di video, avrete 2 secondi di tempo per andarmi a seguire. Grazie. Ciao.